dal binario 3, ferma a Castel San Pietro Terme, Imola, Castel Bolognese, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica San Giovanni Amice, Pesaro, Fano, Marotta Condotto, Senigallia, Valconara Ritma. Ho capito che dovevo trovarmi un altro lavoro quando ho sentito il Papa che in un'intervista citava Fabio Fazi. Io non sarei stato capace di inventare nulla di più paradossale e grottesco. Sono uno sceneggiatore, né famoso né affamato. Ero uno sceneggiatore, ma ho perso la partita contro la realtà. Quando vedi i vicini di casa che si litigano il rusco da portare giù, quando vedi la polizia che dà la caccia ai podisti, quando vedi i cinni rimpiangere la scuola e i giovani in strada aver paura dei vecchi, allora non resta che arrenderti. Dalla tua testa non potrà mai uscire nulla di più visionario o surreale. Nessuno ha più fantasia della realtà. La storia ha molta più immaginazione e senso dell'umorismo. Non c'è gara. Se anche la spari grossa, ogni volta lei te la spara ancora più grossa. La cronaca non si fa il problema della verosimiglianza. Se ne sbatte lei. Non c'è un produttore che le dice «No, dai, questa no, non ti crederebbe nessuno, non può reggere». Lei si inventa la più impossibile delle panzane e il giorno dopo è vera. Potrei buttarmi sulla fantascienza, che non mi è mai piaciuta, ma anche lì la vedo dura. L'altra sera davano Contagion di Soderbergh e mi pareva di vedere il telegiornale. Kate Winslet parlava come il dottor Galli del sacco di Milano. I tempi di contagio, il potenziale di trasmissione, le terapie compassionevoli, gli agenti patogeni. E adesso io cosa faccio? Non posso mica proporre una fiction per dire che nel 2090 bisognerà starnutire nel gomito. Mettetevi nei miei panni, anzi nella mia tuta. Ma dopo che abbiamo visto anche questa, io che gli posso raccontare di più alla gente? Che già prima, detto tra noi, non era mica una passeggiata. Ma dico io, è mai possibile che a sto mondo solo gli sceneggiatori debbano preoccuparsi della credibilità? Nel giro di 3.000 anni siamo passati da Giove che lancia i fulmini da una nuvola ad Adamo ed Eva con la mela fino ad Agospia e Lercio. Ve lo dico io cos'è davvero incredibile. Oltre 1 miliardo di persone crede all'inferno, oltre 2 miliardi alle 77 vergini che ti aspettano in paradiso, 15 milioni a Salvini, e io mi devo sentir dire da un cinematografaro dei Parioli che una mia storia non regge, perché dicono così, non regge. Ecco cos'è stupefacente, rendetevi conto. Io per conto mio mi sono reso conto che devo trovarmi un altro lavoro. Punto di osservazione interessante dal punto di vista anche della biologia del virus, perché cominceremo ad avere dei nuovi isolati, a capire come il virus sta mutando rispetto ai primi isolati cinesi, a vedere se ci sono i portatori. Ma devo mettere? Ormai sembra inevitabile. Porca puttana, no. Troppo tardi. Inutile che ti batti così se poi mi apri la porta. Comunque la mascherina lì mi sa che non sia mica tanto enorme. L'hai presa dai cinesi, eh? Sa che non è l'unica cosa che ho preso dai cinesi. Dai, smettila. Ti sembra orientale, eh? Nel 2020 ancora pensare uno da dove viene, perché, come. Lo sai che è tutto casuale. Devi toccare tutto qui. Entrando ho sentito un profumino che
E di lavoro dal profumo di grazie. Ogni ora che passa si aggiorna la mappa dei contagi per coronavirus. L'88% dei positivi... Ma non ti vergogni neanche un po'? Lascia stare, sono stanco. Poi il tema è molto complesso. Se vuoi una risposta seria possiamo rimandare a domani. Domani? Qui il divano è comodissimo, stai tranquillo. Ah, sembra che sia contenta. Hai sentito un attimo, no? Un paio di settimane. Ah. La migliore forma di prevenzione per evitare di contrarre la malattia, quella di ridurre le uscite da casa. Alla luce dei dati che ci arrivano e dell'andamento epidemiologico di questa malattia, io credo che al momento l'unica vera... Buongiorno, dormito bene? Secondo te? Ti vedo un po' agitato. Senti, facciamo così. Il posto è splendido, il divano morbidissimo e tu sei un cuoco sopraffino. Io mi fermo il tempo che mi devo fermare. Tu nel contempo stai tranquillo che andrà tutto bene. No, non la sopporto quella frase, guarda. Hai visto quei film americani dove c'è il soldato che si rivolge a quello moribondo con le budelle in mano e gli dice stai tranquillo, andrà tutto bene. Non se n'è mai salvato uno di quelli. Lo sai che gli sceneggiatori esagerano alle volte. Stai tranquillo, lo dico io, devi stare tranquillo. Come dice lo scorpione alla rana. E poi non andrà tutto bene, è già andato tutto di merda. Vado a dire ai parenti delle vittime e alle vittime che andrà tutto bene. Vado a dire. Oh, cantare,
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Che poi in una parte sono così sette parti di manzo e tre parti di maiale. Poi se c'hai della pancetta, della buona pancetta, con gli odori le tiri in padella e così è stato fatto. Cioè, gli odori? Tirare? Cosa? No, nel senso che quella cipolla che stai che la devi tagliare più fine comunque, insieme alla carota, sì. Così le mettiamo in una padella e la tiriamo finché la cipolla non viene un po' di colore ambro. Ah, però, allora, battuto di verdure, cipolla tagliata più fine, color ambra, Si vede che ti piace vivere da solo, Guarda che sono finito in questa situazione grazie a te, sei mia bella testa di cazzo. Prima io qui invitavo un sacco di gente a mangiare, non come adesso. Vabbè, pensi che un periodo da solo non ti faccia bene? Ti rendi conto che cosa hai combinato? La distanza sociale. Bambini che non possono andare a trovare i loro amici, amanti che non si incontrano più, figli che non possono andare a trovare i genitori. E poi penso a quelle coppie che stavano per separarsi, per mangiare le valigie in mano per uscire, pam, chiuso l'uscio. E poi anche penso a una suocera che dice vengo a trovarvi per il weekend, pam, lockdown, teniamo su quel bel weekendino che volete. Sei costretto a vivere così, senza la possibilità di affascinare qualcuno e di rimanere affascinato. La vita senza seduzione è una noia micidiale, guarda. Sono sicuro che hai già pensato, Sergio, a quello che farai dopo, Andrai a correre, andrai a vedere gli amici, i parenti, allo stadio, e che ne so, a sentire un concerto, Ma a quello che non farai dopo ci hai pensato? Sì. Mi lamenterò di meno, mi annoierò di meno, di sicuro, mi preoccuperò di meno anche però. Avrò paura forse delle cose più grandi di me, ma stai sicuro che avrò meno paura per le sciocchezze. Ma se fosse così dovresti dare a me il Nobel per la pace, ma temo che tu ti illuda. Hai presente quella storia di quello che dopo una sbornia giura solennemente che non berrà mai più? Ecco. Sai cos'è? Oltre che stronzo, ma pesante, ma molto pesante, molto. E voi cosa siete? Presuntuosi, arroganti, egoisti, egocentrici eppure ipocriti. Voi, io non sono voi, cazzo, io sono io. Un coglione che fa la raccolta differenziata, stacca anche l'etichetta di carta dalla bottiglia del latte, paga le tasse, paga le rette universitarie ai figli e ogni mese dà qualcosa anche a Save the Children. Chiede scusa, permesso e si commuove. Sì, mi commuovo io quando sento Lino di Mameli o Bella Ciao. E anche la donna canona. E mi viene l'ansia, a me viene l'ansia quando sono in ritardo. E per loro, per i maroni, non sono neanche su Facebook. E sto sgorbio, pluriomicida, gli insegno anche a fare il ragù. Ecco chi sono io. E tu invece chi cazzo sei? Cosa fai? Piangi adesso? Ma che piangi? È la cipolla. Sì, sto bene. Cosa te la faccio? Aspetto, lo devo fare. No, Caterina, dai, non ti ci mettere anche tu, però dai. Cioè, non solo facciamo la vita come i criceti, ma mi devo anche sentire in colpa se non rileggo Anna Karenina o non vedo un festival di documentari sloveni muti degli anni 30, dai. No, la visita virtuale alla Pinacoteca di Brindisi, no. Sì, ma ti prometto che ci,
ti prometto che ci vado, sarà la prima cosa che ci vado di persona, guarda, te lo garantisco. Stiamo a vedere che abbiamo girato come dei deficienti per tutta la vita, per musei, in giro per il mondo, per poi capire invece che basta una fotografia della Gioconda sul web e va bene lo stesso. Dai. Sì, va bene. Tu piuttosto dove stai? Beh, mi raccomando, stai attento. La prossima volta ti invito a chiamata, va bene, però allora adesso no, ho la barba, sono brutto, no. Dai, va bene, la prossima volta, fai per bene, eh? Fai a modo. Ciao, ciao, bella, ciao. E mia figlia? Studia ad Oakland. Oakland? Sì. No, non ci sono mai stato. Ecco, guarda, non hai perso niente, stai qua, un posto di merda, non ti preoccupare. Dicono che sia bello avere dei figli, non solo dei cugini. Sì, insomma, essere genitori. Sì, un mestiere precario, come un altro. Dicono che sia l'unico modo per lasciare una traccia di sé nel mondo. Di sicuro è meglio del tuo. Ecco, 37,4. Ma vabbè, dai, non è neanche febbre. È febbre, 37,4, è già febbre. Sei dentro, perché non vai solo da quelli che hanno i doppi servizi? Dai, muoviti un po'. Dai, scusa se te lo dico, ma non la stai prendendo affatto bene. No, ascolta, perché questo potrebbe essere un periodo utile anche per te se sfruttato adeguatamente. Perché non fai, che ne so, un corso online di inglese? Per corso esempio. Online di inglese? Con le mie mani, con le mie mani. Ho sbattuto la testa. Ho sbattuto la testa! Ti fa ancora male? Sì, un po' mi fa ancora male, ma un po' mi fa male anche il gomito qua. C'ho un bernoccolo qua di dietro. Io, Sergio, faccio la mia partita come tutti, non è che lo faccio apposta. È la vita, è la natura. È così da sempre, non ci possiamo fare niente. E anche io sono un'espressione della natura. Complimenti, è una bella espressione, davvero. Con lei solo prati, boschi e vette innevate, ci sono anche gli scarafaggi. E anche i pipistrelli. Salviamo la natura, proteggiamo la natura qui, la natura lì, la natura su, la natura giù. Nel pacchetto ci sono anche le tempeste, gli uragani, i terremoti. A proposito, è colpa della natura se voi fate case di sabbia in zone sismiche, l'inquinamento in Valpadana. È arrivata Greta Thunberg adesso. Non mi vergogno. E d'altra parte gli squali, i serpenti, i leoni, le zanzare si vergognano quando mangiano. Gli evasori fiscali, quelli là si vergognano, E quelli che hanno fatto Italia la sanità si vergognano. Dai, anche la morale da parte tua, però no, dai, è troppo, dai. No, però un'occasione per rivedere la vostra scala di valori non vi farebbe male. Siete sempre lì a lamentarvi prima del troppo lavoro e del poco tempo, adesso del troppo tempo e del poco lavoro. Non l'avete mai pari. Fare, 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 produrre, 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 soldi, 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 Il denaro è l'unico paradigma che voi conoscete. Ma Dio santissimo,
l'essere più temuto e odiato al mondo è lì, seduto sulla mia poltrona, che mangia sbafo e parla come un post su Facebook. Non ci si crede. Dici che come storia non regge? Azzurro, il pomeriggio è proprio azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Oh, hai rotto i maroni! Certo che sei riuscito a fare in 2 mesi quello che non è riuscito a fare l'ISIS, azzerare la civiltà occidentale. Pensa alle capate sul muro che danno i talebani in questo momento. Modestamente. Beh, non c'è niente da vantarsi, comunque. Comunque, dopo di me i concetti di superfluo, imprescindibile, indispensabile andranno completamente rivisti, così come il concetto di paura. C'era bisogno di fare una strage, secondo me. Ecco, anche il concetto di bisogno andrà cambiato. È così soggettivo. Ah, è soggettivo. Sai cosa sei te, invece, oggettivamente? Una gran testa di cazzo. Ma la più subdola, infima testa di cazzo della storia. Ecco cosa sei. Sì, forse non sarò uno stinco di santo, ma perdona, da chi ha ideato la guerra santa, Auschwitz, la bomba atomica, la jihad, la pulizia etnica, la mafia e via discorrendo, sino ad arrivare a TikTok e ai reality show, beh, fatico un po' a prendere lezioni di etica. Okay? Poi cosa vuoi aggiungere anche? Che siccome i nostri nonni sono andati in guerra, noi possiamo anche stare 2 mesi sul divano? Ma vaffanculo, va. Scacco matto. Ecco. Sergio, quasi quasi vado a fare un giretto. Ma no, dai, che si sta così bene con il sole oggi, stiamo qua. Quasi quasi vado a trovare la signora del piano di sotto. No, è così una brava vecchina, vedova, stravede per i nipoti. Poi quando fa la pasta e fagioli me ne porta sempre una gamella. Lasciala stare, no? Ma dai, ma si sta così bene qui al sole, dove vuoi andare? Io patisco un po' il caldo. Appunto, stai qua. Non si sa mai, stai buonino qui. Perché sono dovuto mettere un giubbino perché non mi sento bene, non mi sento bene. Che succede? Boh, mi viene freddo, mi viene caldo, non so. Non che male la gola, manda giù. Ma dai, non sarà nulla. Tanto c'ho 37,4. 37,4 non è febbre. No, 37,4 è febbre.
C'è scritto dappertutto, per sempre. Vabbè, senti che pezzo, senti che inizio. È un pezzo che mette un certo ottimismo nonostante tutto. Stai a vedere che sto sgorbio forse ci ha dato un'idea. Certo, la soddisfazione di dirglielo non gliela do. Ma se quando finalmente avranno trovato il sistema di levarcelo dai piedi, scoprissimo che in fondo un periodo di pausa ogni tanto ci fa davvero bene? In fondo qual è il rimedio universalmente riconosciuto quando si incaglia la tecnologia? Spegni e riaccendi, no? Ecco, secondo me bisognerebbe spegnere ogni tanto. Mettiamola così. Tutte le nazioni del mondo si accordano per una quarantena istituzionalizzata. Si ferma la competizione globale sul pianeta Terra. Ogni 4 anni, come per le Olimpiadi, tutto il mondo si mette in pausa un paio di mesi, tranne le attività legate alla sanità e all'alimentazione. Il resto tutto chiuso. In quel periodo non si prende e non si spende. Bloccati stipendi, pensioni e rendite, ma anche bloccati affitti, bollette, rate dei mutui e tasse. Gli stati provvedono a erogare un bonus alimentare a tutti. Ma a differenza di adesso, si potrà uscire per incontrare le persone, naturalmente solo a piedi o in bicicletta, e si potrà decidere anche dove e con chi passare questi mesi di pausa. Ognuno potrà dedicarsi a quello che più gli piace, senza la nevrosi del denaro da spendere e l'ansia di doverselo procurare. Siamo alla deriva mentre il mondo gira, siamo alla deriva quando il vento tira e ci porta fuori in mezzo al mare e ci porta fuori per dimenticare. Siamo alla deriva nella notte scura, siamo alla deriva senza più paura. E sentiamo il suono delle sirene e quelle risate di troppi ieri. Siamo alla deriva in mezzo a tanta gente con il corpo e assenti con la mente. Siamo alla deriva mentre il giorno muore, siamo alla deriva in cerca di parole. Dove stai? Cosa fai? Dove sei? Mentre sto qui da solo, mentre sto qui da solo. In fondo io, Sergio, sono la massima espressione di democrazia e uguaglianza al mondo. Non guardo in faccia a nessuno. Per me sono tutti uguali. Non faccio differenze sulle classi sociali. No, dico, vogliamo parlare della figura di merda che ho fatto fare a Boris Johnson? Ti riconosco una certa verve narrativa. Ma io tutta questa uguaglianza non la vedo, vero? I calciatori, per dire, fanno il tampone in 2 secondi, tutti gli altri solo se stanno per nicare. Credo che sia la prima volta nella storia che il mondo ha un nemico unico. Che gli uomini abbiano un unico obiettivo anziché scannarsi tra di loro come al solito. Secondo me è solo una tregua, vero? Per strada la gente si schiva, si guardano di traverso, sono tutti possibili untori o trasgressori, o spie, nemici. Tornerà tutto come prima,
ma saremo più poveri e incazzati di prima. Quindi ci scanneremo più di prima. Però avete riscoperto il valore della vita in famiglia. Vedrai il picco dei divorzi appena apro il tribunale. Figurati. Avete riscoperto l'importanza della libertà e delle piccole cose. Mi sa che ti dai troppa importanza. Ma non ti sei accorto che prima facevi paura, terrore, sgomento? Anche per quelli che facevano i fenomeni. Insomma, un'influenzina, dicevo. Invece adesso sei venuto a noi, hai stufato. Ma non ti sei accorto che non ti prendano più sul serio? Non ascoltiamo più i TG, i talk show. Hanno smesso di fare i bollettini quotidiani. A un certo punto, virus o no, buona lei. Fase 1, fase 2, fase sti cazzi. Siamo stati per mesi appesi alle labbra degli immunologi, dei virologi, degli scienziati. E adesso ci fanno l'effetto dei testimoni di Geova. Il mondo si è ammalato. E come tutti, quando ci ammaliamo, vediamo il dottore come un dio, il verbo, ci inginocchiamo. Siamo disposti a fare tutto quello che ci dice. Poi appena ci sentiamo un po' meglio, ciao ciao, al saluto. Ciao. Ti stiamo ammazzando invece che col vaccino, con l'indifferenza e con la strafottenza. È stato bello pensare per un po' che l'ignoranza non fosse più un valore. È stato bello smettere di guardare con diffidenza e sospetto chi ne sa più di te e sminuirlo, scoraggiatore di professione. Questa sì che sarebbe stata la vera rivoluzione, il vero risorgimento, riscoprire l'intelligenza, che può essere accademica, ma anche pratica, emotiva. Imparare che l'unica salvezza è che ognuno faccia bene il suo, la sua cosa, e a fidarci degli altri, a perdonarci, a dare la buona fede nell'errore per scontata. Solo così se ne esce. Assoluto, Tau. Signora, buongiorno. Sì, sono io, sono Sergio. Dovevamo vedere anche questa, sì. Senta, no, avevo una curiosità, per caso, è mica passato da lei un omino piccolino, basso, anche un po' bruttino? No, eh? No, va bene, no, è una mia curiosità, non si preoccupi, non si preoccupi. Ricordo, la saluto, signora. Perché? Certo, certo. Ah, che passerà anche questa. La ringrazio comunque. Buongiorno, ci sentiamo. Buongiorno. Thank you.